Firmata l'ordinanza che reintroduce l'obbligo di mascherina all'aperto in tutto il Lazio, la misura scatterà da giovedì 23 dicembre e durerà fino a domenica 23 gennaio. Esentati i bambini sotto i 6 anni, portatori di patologie incompatibili con l'utilizzo del dispositivo e chi fa sport all'aperto. L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha raccomandato di usare le FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico. I romani sembrano aver accolto di buon grado la decisione della Regione. La FFP2 è d'accordissimo nei mezzi pubblici? Assolutamente sì, per la salvaguardia di tutti. Anzi, aggiungo che se avessero messo subito obbligatorio il vaccino sarebbe stata la cosa migliore. Penso che purtroppo sia necessario. Se rispettiamo tutte le distanze magari riusciamo a non richiuderci tutti in casa. Ma c'è anche chi, pur rispettando le regole, la pensa diversamente. Non sono assolutamente d'accordo perché credo che dopo tutto quello che è stato chiesto, la vaccinazione, i tamponi, la stessa, penso che poi sia sufficiente così. Al momento a Roma la mascherina è obbligatoria nelle strade del centro, intanto a causa dell'aumento dei contagi il Campidoglio ha deciso di annullare il concertone di fine anno.